Vediamo che carro. Siamo al secondo appuntamento della serata giù di sotto a Piazza San Cosimato 39. Come ogni volta, ripetiamo a chi ci sta ascoltando in diretta, una mostra, la presentazione di un libro, la proiezione di un documentario o di un film. Abbiamo chiacchierato con Giovanni De Luca per la sua mostra Volti nel silenzio e adesso con grande piacere parliamo con Marcello Baraghini, educatore, figura basilare della controcultura in Italia, tra l'altro è in questi giorni in mostra a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, una mostra sui mille lire, i libri mille lire, chi non li conosce, di stampa alternativa. E quest'oggi partiamo da un libro, il catalogo dei cataloghi, Stampa Alternativa, 50 anni in mille libri, eccolo qui per chi ci sta vedendo in diretta. Marcello, ben trovato, noi ci vediamo ogni anno o al Clorofilla Film Festival o al tuo festival della letteratura indipendente e resistente. Le parole sono importanti, a Pitigliano, dove c'è anche la tua libreria, nonché editrice Strade Bianche. Eccoci qui, ben trovato. Grazie. Grazie di ospitarmi. Purtroppo non ho potuto esaudire il suo desiderio. Lui mi aveva chiesto per presentare il catalogo dei cataloghi, la storia di mille titoli, di mille libri e 50 anni. Cioè, porta mille libri, che riempiamo l'altro. Io non ce li ho. Allora, chiedo scusa a te, a chi mi ospita, di non aver portato una copia di ognuno dei mille libri. Però ho portato il catalogo, che è un catalogo, è un non catalogo, è un non libro, a fronte di cattivi libri, cattivi cataloghi e una cattiva editoria. Quindi io affermo, continuo ad affermare, e lo sono sempre più, di essere un editore all'incontrario. Quando mi chiedono all'incontrario di che cosa, all'incontrario dell'editoria di regime, che è brutta, sporca e cattiva. Un tempo era grande, adesso si sono invertiti. Un tempo io ho conosciuto, ho frequentato, ho parlato con coloro che hanno lavorato a stretto contatto con Arnoldo Mondadori, con Angelo Rizzoli, per non parlare di Giulio Einaudi, e mi raccontavano il lavoro editoriale, mi raccontavano anche i limiti del lavoro editoriale di allora, con i Vezzi, Arnoldo ne aveva alcuni, Angelo Rizzoli altri, per non parlare di Giulio che era il campione delle maniacalità, tanto ideologiche quanto scaramantiche. Oggi tutto è cambiato nell'arco di qualche decennio. Quello che una volta era la grande editoria con tutti i limiti, oggi è soltanto grossa e mira soltanto ai fatturati e alla redditività. Ed è in mano, salvo eccezioni, nelle redazioni di questi grossi, c'è qualche eccezione, in mano chi sceglie i titoli di Mondadori, gli uomini di marketing, i quali non amano il libro, vogliono leggere, magari vengono dal curatello, vi faccio un esempio, uno dei grandi uomini di mercato di Mondadori ai tempi di Berlusconi, dalla figlia che oggi lo comanda, e veniva dal marketing del curatello, era un formidabile che ha espanso il curatello in tutto il mondo. Solo il curatello è facile, ma un libro, se non lo si ama, se non lo si capisce, se non si è letto un sacco, se non è la stessa cosa del curatello. Il curatello è facile da capire, no? Da amare, quindi da vendere. Ma un libro no. Allora, cosa sono inventati questi uomini, questi analfabeti del marketing, che dirigono, di fatto, tu cito Mondadori perché 1, 2, 3, no? È il numero 1. Leggono le schede, e allora dalla sempre io poi arriviamo al catalogo dei cataloghi.
la scheda dei libri che vendono 2 milioni, 1 miliardo di copie, perché poi sono allettati che in America Ken Follett è piuttosto venduto 500 milioni di copie, poi è andato sulla Luna, poi su Marte, e in base a quello sborsano quintalate di soldi per il nuovo Ken Follett. Faccio un esempio, ma potrebbe essere altri autori di successo. Dopodiché, se ho quei soldi, poi cosa fanno? Poi chiudo, perché mi sono impegnato a essere berese, no? Altro che dopo lo spettacolo, ne mando via che notte fonda. Che cosa fanno? Danno 10 euro al traduttore, ma non al traduttore che traduce dall'americano Ken Follett, no? All'agenzia si tiene 5 euro dal traduttore, che è un ragazzo della scuola dei traduttori di Forlì piuttosto che di Trieste. Allora hanno pagato 500.000 euro perché quel libro ha venduto in tutto il mondo 50 miliardi di copie, quindi hanno sbustato un sacco di soldi. Poi, per risparmiare i risparmi di scala, lo danno da tradurre al ragazzotto del primo anno della scuola dei traduttori di Trieste. Dopodiché lo danno al correttore automatico. E voi capite che cosa viene fuori? E la mostruosità di aver pagato 500.000 euro i diritti per l'Italia, di dare 10 euro a cartella, di cui 5 vanno all'agenzia che fa da tramite, e di avere il correttore automatico. Questa è la grossa editoria. A fronte della grossa c'è quella che, secondo me, dico sempre che mannaggia quanto siete stupidi, la cosiddetta piccola, perché la grandezza è nei cosiddetti piccoli, che io rimprovero, lo dicevo prima all'amico fotografo, uno può essere il più grande editore italiano, e c'è Keller, il quale pubblica solo un libro all'anno, ma è talmente importante, talmente ben tradotto, talmente ben curato, che quel libro lo rende grande. Non importa quante novità all'anno, per l'anno in corso basta. Un grande romanzo tradotto bene prima che prenda il Nobel, prima che scali le classifiche. Scoprire un grande autore, tradurre un grande libro con tutti i requisiti, curarlo senza un errore, promuoverlo nei limiti, basta quel libro rendere grande Keller piuttosto che un altro editore. Allora io dico ai miei amici che amano chiamarsi piccoli, scomprate questa parola, buttatela nel cesso, chiamatevi grandi e sfidate su questo piano il grosso Mondadori, perché voi vincete, il futuro è vostro, non è il futuro in Ken Follett mal tradotto e mal corretto, perché quando lo si traduce male, un ragazzo del primo anno della scuola di traduttori non può tradurre dall'americano o dall'inglese o dal tedesco, non può. Quel libro lo svilisce, lo uccide, pensa che cosa danno in pasto ai lettori. Detto questo, io mi dichiaro editore all'incontrario, perché a zero quella qualità la butto nel cesso, e da sempre, e i 1.000 libri, ognuno è una sfida, che sia un libro che costa un centesimo. Questo, io ho 3 collane editoriali nella mia quarta vita, i libri che costano un centesimo, eccoli, che io chiamo i libri infiniti, poi ci arriveremo perché li chiamo infiniti, fanno concorrenza alla rete. Sono talmente lievi, talmente leggeri, che sfidano la rete. La rete non ha fisicità. I libri della mia collana più di prestigio, di cui sono più orgoglioso, si chiamano Bianciardini, in onore di Luciano Bianciardi, e io li chiamo i libri infiniti, perché sfidano la rete. Solo che la rete propone 90% di merda e 10% qualcosa si salva. Questo invece, sebbene piccolo, sebbene costi un prezzo pressoché simbolico, ha una qualità estrema. Non a caso io mi sono pubblicato qui, Marcello Baraghini, manuale per diventare editore all'incontrario. Ho avuto un eccesso di ego, io non ho molto ego, sono molto, molto difilato, parlo in libri, però mi sono concesso una lunga telefonata, intervista che poi è diventato libro. Un centesimo. Poi c'ho i mitici 1.000 lire che sono diventati 1.000 lire per sempre. Perché qui arriviamo alla... Poi tiro la parola.
se non c'è più, se no poi viene in prova, capito? Alla fine mi dice, ma che non ti invito più, non sei più mio amico, non mi hai fatto dire niente. E poi c'ho i libri che costano qualche solderello, per capire che 320 pagine non si scolla, dove però qual è il requisito? Non è il prezzo, un centesimo, un euro oppure 10 euro un megalibro nel suo piccolo, è che sono, quali sono i requisiti? Sono libri al contrario, vi faccio piccola lezione, sono libri che reggono, che sfidano già dal retro di copertina, a parte la visibilità della copertina, niente leccatine, niente sellerio, niente lapide funerarie, solamente sellerio. Ogni libro è una lapide funeraria. Il titolo è leggibile. Poi c'è un'icona piccolina, qualche volta si capisce di che si tratta, ma certo, quelle copertine io le vedrei meglio in un cimitero. Il libro no, la copertina deve vivere, la copertina deve esplodere, deve far capire subito il contenuto. Ogni copertina è un manifesto, è un grido, no? Però il retro è una sorta di manifesto dell'editoria al contrario. Non c'è codice a barre. Il codice a barre è obbligatorio, secondo voi? Sì. No, infatti qui non c'è codice a barre. Non c'è copyright. Il copyright è obbligatorio? No. Bene, bravi, voglio portare. Amazon è obbligatorio? Chi vuole vedere? Bravo, un applauso, sei molto bravo. Allora, dato che a noi ci sembra che non si possa fare nulla in editoria se non vende Amazon, dato che non, la maggior parte dei miei anche colleghi ritiene che il codice a barre è indispensabile, ma non è obbligatorio, e l'altro è un prezzo, ma sul prezzo mi gioco il mio futuro, di editore al contrario. È vero che c'è il prezzo, però il mio sogno, occhi aperti, così chiudo l'autoreferenzialità, il mio sogno ad occhi aperti è che il prezzo che qui c'è, un centesimo di euro, un euro e 10 euro per 308 pagine, poi arriviamo al contenuto, ma tu mi fai le domande. Faccio vedere i libri. Io sarò un pezzo avanti per una sorta di rivoluzione editoriale, ne ho provate parecchie nei miei 50 anni, ci stavo quasi riuscendo con i libri Mille Lire, poi vanno inciampato, hanno chiamato il settimo cavalleria e m'hanno bloccato, hanno chiamato la folgore anzi, e m'hanno espulso dalla libreria, poi spiego anche perché se volete. Il mio sogno è occhi aperti per andare un pezzo avanti e davvero rivoluzionare l'editoria e quindi cibo per la mente e quindi la società, è che il prezzo lo faccia il lettore. Il prezzo lo deve fare, il lettore mi deve riconoscere che per 50 anni ho coltivato una sfida di contenuto, di qualità. Ogni mio libro, i Mille Lire, erano perfetti nella traduzione. Perché andavano? Perché ne abbiamo venduti 22 milioni di copie? Perché i lettori diventavano dei promotori? Ci pensavano loro a sistemare le cose. Andavano perché andavano in libreria anche in edicola, li compravano, li regalavano, li ricompravano, li promuovevano. Perché li appassionavano? Perché erano libri perfetti nella scelta dei contenuti, quindi la qualità, nella traduzione, laddove c'era, e nella curatela, anche se costavano soltanto come un caffè. Ma il mio sogno di rivoluzione, anche per contrastare le tendenze al regresso del libro in diritto civile, cioè io farò un festival a settembre a Pitigliano che abbia come motivazione i nuovi vecchi diritti civili. Oggi il diritto civile, per un vecchio radicale pannelliano nato nella scuola dei diritti civili di Pannella, oggi il diritto civile più importante, c'è un elenco di diritti civili, no? Che aspettano di essere affermati, riconosciuti e affermati, è il cibo per la mente, ragazzi, il cibo per la mente, se definisce quello,
se circolano tanti Ken Follett mal tradotti e mal corretti, dico per la mente, ma solo che, scusa, mi sta facendo, capito? Sta lì, io sento, lui, abbi pazienza, anche assiato, alla fine 5 minuti, dai. Faccio questa metafora e poi chiudo e passo lui, così. Davvero. Allora, voi andate nel supermercato, nel mercato, comprate la mortadella. Quasi in tutti gli ipermercati, supermercati, dove poi vanno anche i lettori, anche i cittadini, uomini, donne e bambini, ha delle marcature, quindi con la mortadella deve contenere quei requisiti che sono stampigliati. Se vuoi la portare a casa, capite che qualcosa non funziona. Se siete minimamente paraculi o non asserviti, allora andate al laboratorio, 50 euro, vi fanno una perizia. Se per caso constatate che uno di quegli elementi non così lunghi su un ettaro di mortadella non corrisponde, andate ai NAS e vi fanno chiudere i supermercati. Se voi andate in libreria, prendete Ken Follett, dove cazzo andate? Ma qualcuno di voi che se ne è accorto è andato ai NALO, è andato ai carabinieri, ha chiesto i danni? No, perché non c'è rappresentanza. Vabbè, ho preso la fregatura, pazienza, ma ha preso la fregatura sul cibo per la mente, Dio mio. Se si accorge la mortadella, va in assi e fa chiudere il negozio. Ma perché diamine non si incazza perché il delinquente naturale Mondadori e Berlusconi, che poi il padrone è lui, no? Che delinque anche quando non c'è bisogno. La sentenza della Cassazione dice quello è un delinquente naturale. Che delinque anche quando non c'è bisogno. Allora, ragazzi, quello c'ha Mondadori, Rizzoli e Einaudi, quello c'ha Messaggerie, che è il tramite con le librerie, un delinquente naturale che delinque quando non c'è bisogno. Ecco lo stato oggi del libro. Allora, chiudo, quando il lettore vi riconoscerà che è una storia di qualità da tutta la vita, che l'ho reso felice in certi momenti, che l'ho cambiato la vita, perché un libro se non cambia la vita è una merda, è Fabio Volo, no? Il libro Fabio Volo è quello, uno lo legge e lo butta come invece di mangiare e digerirlo, ammesso che lo digerisca l'hamburger eccetera, ma no, quello è un Fabio Volo, non è un libro, no? E quando il lettore mi riconoscerà, io gli azzero, il prezzo lo fai tu, non c'hai soldi, beccati il libro perché ne hai diritto. È un diritto tuo, del lettore, averlo se non c'è soldi. Però se c'è soldi, mettile le mani nel portafoglio come farò io dopo. Grazie. Ho detto tutto. Contento. È un buon inizio, Marcello. Partiva il discorso dai 1.000 lire perché già negli anni 70 si parlava della cultura di massa che tu hai praticato, perché hanno avuto, dicevi prima, 22 milioni di vendite ai 1.000 lire. Ma se ti dico il manuale della coltivazione della marijuana, io non so se 500.000 di copie negli anni 70, non c'era l'Italia in base alla coltivazione, è chiaro. E dato che c'erano moltissime, le beccavano qualcuno, allora sistematicamente la Gazzetta di Verona, il Gazzettino di Parma, il Gazzettino del Sud, la Voce di Foggia, questa foto con due carabinieri e le piante, bello, tutto. Poi c'era la cronaca, ho trovato il manuale della coltivazione della marijuana. E furono 500.000 di copie, che equivalevano allora a 100 lire, poi anche lì mandavamo i libri, i soldi quando loro volevano. Cioè, quindi nel corso delle mie quattro vite ho diffuso milioni di copie di dissidenza culturale e sociale per affermare i diritti del consumatore lettore, nel caso della marijuana del fumatore, però per affermare rispetto al cibo per la mente, il cibo per la mente era un diritto civile importante come quello del divorzio e dell'aborto, solo che c'era ancora grande editoria, poi si è spenta con l'avvento del delinquente naturale, no? Quindi che teneva, insomma, che rispondeva anche alle esigenze di qualità. La tragedia è cominciata col delinquente naturale e oggi a maggior ragione per me la sfida è quella che il lettore mi riconosca. Io non sono più in libreria, non ci voglio andare, ma dunque capita che io porto i libri nelle librerie indipendenti, che è il futuro del libro, no?
il prezzo possa farlo il lettore. Se il lettore capisce, divento rivoluzionario, come io mi ritengo come editore, divento un consumatore all'incontrario di quello che va nei supermercati e viene fagocitato, rapinato, avvelenato, no? E invece devo andare in spazi liberati per trovare il cibo per la mente come diritto civile, ma di qualità. Altro applauso. Ecco, dopo quella stagione hai attraversato i decenni escogitandone sempre di nuove. Parlavi prima del prezzo, lo fa il lettore, ma c'è stato anche la possibilità di scaricare gratuitamente il libro e poi decidere se comprarlo o meno. E poi fino ad arrivare all'editore, diventa editore tu stesso, io ti do il file e tu te lo pubblichi il libro. A fronte dell'imbarbarimento culturale, radio, televisioni ed editoria, bisogna rilanciare, ma non rilanciare con i manifesti teorici, per rilanciare nella pratica, bisogna rimettersi in discussione, anche fisicamente. Vabbè, se continuano a non parlare di me i giornali, io mi darò fuoco, perché bisogna ridiscutere, si sente il corpo. Diceva Mario Savio a Berkeley quando ci fu la primissima, le primissime cortei studenteschi enormi. Mario Savio era dei leader a Berkeley per le prime grandi manifestazioni contro la guerra imperialista in Vietnam e contro il potere, lo strapotere americano. Bisogna rimettere in discussione anche col proprio corpo. Ed è arrivato il momento di scegliere di comprare cose piuttosto che altre, di coltivare né davanzane nei balconi, dei pezzetti di terra per alimentarsi, di diventare guerriglieri. Solo che le armi costano troppo e non ci sono più, quelle dei partigiani non ci sono più, quelle da comprare nel mercato nero costano troppo. Allora la guerriglia culturale è la qualità della vita che ognuno può intraprendere, e quella di nutrire l'intelligenza, perché se l'intelligenza funziona si è guerriglieri per forza. Che se funziona vuol dire che si scelgono nelle librerie indipendenti libri che illuminano, no? Di controinformazione, di alternatività, di gruppo, di nuovi gruppi, di iniziativa di qualsiasi tipo. E se funzionano le scelte private e c'è cibo per la mente, beh, facciamo dei gran passi avanti. E questa è un po' la mia idea, però in una situazione che è apparentemente agghiacciante, ma io dico anche di più. Io non so se nella mia vita 50 anni, forse 60, perché le battaglie per i diritti civili per me cominciano nel 63, la guerra del divorzio. Quando cominciamo con Pannella e fondiamo la guerra del divorzio, diritti civili non esisteva nemmeno la parola, nel lessico non esistevano i diritti civili. Mia madre mi picchiava perché salutavo un ingegnere, lavorava alle ferrovie come dirigente, perché ero separato. Se lo salutavo mi picchiava. È chiaro che cos'era l'Italia del 63. E pensate, a 10 separati, in maggior parte romani, perché il punto di riferimento era Partito Radicale il 24 maggio, pomeriggio sistematicamente alle 2, alle 3 arrivavano e scendevamo dal 24 maggio con i cartelli, picchettavamo il Parlamento con i cartelli su marciapiedi nel 63. Fatto sta che 4 sciagurati radicali fuori di testa, compresi 2 o 3 capelloni, una decina ogni giorno di separati, tra cui Argentina che c'era Lasciati che camminava faticosamente, poi c'era il commendator Quadrozzi, i 10 ve li posso, che picchettavano al Parlamento. Fatto sta che passa un decennio o 15 anni, referendum, eccetera, e l'Italia sofferma una legge che porta l'Italia in Europa, nel resto del mondo civile. Però era partita in quel modo, era partita. Perché per il figlio? Cioè, come capita, come capita. Oh, tu riesci, dicevo prima, delle cose che hai escogitato, riesci sempre a stare dentro il tuo tempo. Volevo chiederti anche per... Perché mi costringo, ragazzi, no, davvero. Cioè, qui ragazzi, ci sono 1000 libri segnalati con alcune testimonianze, ma ogni libro è un libro. Ogni libro è un libro. Ogni libro
meriterebbe un libro per quanto lavoro abbiamo fatto, c'è stato dietro anche un libro di, che costa un centesimo, dietro ci sono 6 mesi di dialogo con il curatore e il traduttore, eppure costa un centesimo formalmente, per cui ogni libro meriterebbe un libro, però vediamo quello che succede in un futuro. Però finisco, perché tu mi hai detto il prezzo lo fa il lettore. Io aggiungo, io devo donare al lettore non solo di poterlo scaricare gratis per accertare la validità, non solo leggerlo gratis, ma gli do il file. E lui deve, da guerrigliero, non potendogli dare i mitra, le scorte, quello che è, gli do i file. Dato che le copisterie oggi in tutto il in tutti i paesi, a Roma ce ne saranno 50, si sono trasformate, avete presente le vecchie copisterie, in piccole stamperie, cioè la stampa digitale, per cui dove fai? Lui si fa il cazzo di copie che vuole, fa quello che vuole, il libro è suo, e lui diventa protagonista, non perché non è più soltanto lettore, è promotore di diritti civili, è promotore e diventa editore. Io gli do quelle che erano le armi non violente, oggi sono quelle del cibo per la mente, affinché diventi diffusore, perché i diffusori del potere sono ideologicamente nemici, sono quelli del marketing, no? Che curavano il curatello, ma si occupano di libri, cioè io continuo a dire, ma come cazzo può uno che non ha letto mai un libro e vendeva il curatello, oggi diventa quello che fa il mercato di Mondadori, che sceglie i libri del Mondadori. È un mistero. Un'altra curiosità, ecco, parlavamo... Però facciamoli parlare. Sì, sì. C'è qualcuno che già vedo, un ride, certo. Fare cioè, no? Ma che sta di questo? Ma che sta a inventare cose? Ma chi è? Chiedete il documento? No? Chiamate su. Chiamate il 113. No, c'è una vena di pazzia, ma ragazzi, se non c'è ognuno di noi una vena di pazzia e non lo si comprende, non lo si valorizza, se solo certo. Consumatori più o meno compulsivi, appiattiti, siete pazzi. E chiaramente... Io sto cercando di capire qualche cosa su come è fatto questo libro. Il libro è fatto mentre sì. Parli, perché vedo che ci sono tante collane. È tutta la storia. Sì, sì. Collane è bello però. Sì, è bello. È una serie, ma serie è brutto. E non mi piace manco serie. Mettiamoci qualcosa di nuovo. Sì. Però appunto, com'è che hai deciso di sezionare tutta questa produzione? Perché in devo... pezzetti, certe volte proprio pezzetti. No, perché devo dargli dell'identità. Cioè, quando io parlo di qualità della vita, allora ho cercato un aggettivo che la qualificasse. Poi c'è Fiabesca, e Fiabesca già ti dice la collana di che tratta. Cioè, poi possiamo nominare le collane. Margini. Cioè, sì, margini, vuol dire libri scritti. Allora ti faccio un esempio. Nel 2000 nasce Eretica. Nasce Eretica, 1000 lire, lo sai perché? Perché costano libri 1000 lire. Eretica, il primo titolo si chiama Diario di un pedofilo. Era abbastanza eretico. Più eretico di così. Io ho dovuto... rischiare il linciaggio soprattutto da parte di compagni che mi accusavano che non avendo figli io non capivo il pericolo che correvano se ne avessi avuti in balia dei pedofili. Io sostenevo sempre la vecchia scuola pannelliana che quando c'è devianza bisogna dare la parola a chi non ce l'ha, andare nelle fogne, andare nelle colche, andare dove si nascondono perché sono emarginati, emarginati estremi, i dannati della terra li chiamava Franz Fanon. E dare la voce a loro. Per che cosa? Per affermare delle identità sconosciute, poi parlerò del pedofilo, oppure per conoscerli e difendersi. Il caso del pedofilo era importantissimo. Noi riceviamo un signore che era stato in carcere, 400 pagine in cui raccontava cosa era successo, la tua storia di rapporti con minorenni marchettari, dichiaratamente marchettari. Lui ha delle pulsioni e le racconti. Noi lavoriamo 2 anni per capire,
no, quanto c'era di vero, quanto c'era, per quel libro 400 pagine, 200 non di lamentele che la società non li capiva, ma hai ragione. Pubblichiamo, vendiamo 5.000 copie, io faccio gli incontri con lui, mi becchi io a fanculo, ma anche le minacce fisiche, perché non dovevo secondo i compagni, soprattutto dare la parola a uno che non aveva diritto. Non aveva diritto di che? Come gli omosessuali, quando io vado a dirigere la prima rivista, Il Fuori, degli omosessuali è la stessa cosa. Gli omosessuali negli anni 60 non avevano diritto di parola, erano la fogna, la feccia, erano una merda della società. La scuola panelliana che io perdo oggi, tuttora, ma accanitamente, di dare la parola senza voce, perché hanno storie da raccontare, e chi è onesto e conosce che cosa hanno da raccontare, c'è da parte dell'editore, non sta nel proporli editorialmente. Il pedofilo, ci lavoriamo 2 anni a quel libro, 2 anni, da 400 pagine diventano 150, e sapete come si è riscattato, al di là di come io feci come editore? Enzo Biagi lo chiamò in televisione, capì qual era, perché tu, intanto, come fu con gli omosessuali, i primi drogati, nel mio palazzo si afferma popolare il primo ragazzo di droga, e tutti impauriti, no? Fatelo parlare, fatelo raccontare per capire perché e per come, il malessere. Dopodiché, o vi difendete, cioè avete strumenti per capire e difendervi, se volete difendervi. Nel caso del pedofilo era questo che volevamo fare. Vabbè, però siamo andati avanti, ormai. Cioè, ormai non c'è sconvolge più. C'è l'incesto, oppure sono i disperati. No, ma la voglia, vai nei centri di accoglienza, vai, devi dare la parola a loro, devi farli raccontare da dove vengono e perché vengono qui. Perché sì, lo fanno quasi di nascosto, perché la segretaria del partito cosa fa? Invece venire a Roma la prima volta e andare a Baobab, no? Va nella terrazza di Baglioni, questa è la società. Io ero incazzato, ma come? Tu sei eletta segretaria, la fama di Ilium, no? Dopodiché fai la prima calata a Roma e dove vai? Nella terrazza a conoscere Sorrentino e Baglioni, non vai a Baobab, per dirne una, e non vai nelle fogne, e non vai a sentire le voci di chi oggi cioè soffre ed è perseguitato. Allora il 5 per lamenti e i libri servono a questo. I libri vanno anche classificati. Io rivendico le collane perché mi piacciono molto. Non le collane, le collane, quelle serie sono... Sì, vedo che ci sono delle cose che hai cominciato nel 2011 e sono finite nel 2012. Pensi di incrementare? Perché ho provato, poi il mercato, che è anche una brutta bestia, non mi dà retta più di tanto, per cui... come ho cominciato, poi magari riparto con nuove collane. Raga, ditemi qualcosa. No, io ho una curiosità, magari. Anche spudoratamente, cioè provocarmi. Io ho provocato. Li troviamo tutti se te li chiediamo questi? No, perché la maggior parte dei volumi sono in un capannone dove ci trovi dentro a Viterbo, perché la società che gestiva la stampa alternativa è fallita, perché inevitabilmente doveva fallire, non era possibile che non fosse così. Stanno marcendo perché il curatore fallimentare non si decide a riproporre alla vendita. Quindi la maggior parte, milioni di copie, stanno marcendo. Perché un burocrate incaricato dal presidente del tribunale di Civitavecchia tarda a decidere di mettere in vendita il marchio. Non ci si possono mettere le mani. No, e non andare a scassinare e mi beccano, e mi faccio la famosa galera che ho già fatto e non vorrei rifare. Io ho una curiosità, abbiamo parlato della possibilità di scaricare il libro e poi decidere se comprare il cartaceo, del file che dai per far diventare il lettore editore. Da qui al prossimo futuro, come vedi il rapporto tra il digitale e la carta? Senza digitale non c'è rivoluzione editoriale. Mettevo in zucca, non ci può essere. Poi diamo la carta, che profuma, che bella, che arriva, tutto quello che vi pare. La carta è importante
ma prima ancora della carta c'è il digitale. Per la rete consente di penetrare nel privato delle persone, di incunearsi di, no, di rivoli incredibili. La carta è legata a colui che distribuisce, citavo, si chiama messaggeria. Allora, capite bene come il grande distributore di libri in Italia, che è l'equivalente di Mondadori come editore, mi chiede delle copie, cioè i promotori vanno e piazzano in contovendita delle copie, poi c'è una libraia o due librai. Dopodiché arriva questa novità, arrivano le copie che la libreria chiede al promotore e comincia la campagna di promozione. Nel caso nostro nessuno ne parla, per cui se non mi do fuoco, nessuno, Repubblica, eccetera, non ne parleranno mai. Per questo sono uscito, tanto è inutile che rimango a farmi coglionare dai giornali, no? E, però c'è la rete che mi dà delle possibilità. E che cosa fa il... poi me lo confermerete. Tu devi pagarlo a 30 giorni da quando arriva, se no dai le rese, dai le copie indietro. E se non paghi comincia a romperti i coglioni i distributori. Quello che tu paghi come libreria, lui, i soldi, quello che dai, i soldi che tu devi avere, cioè lui ti chiede il 30% o il 35% del distributore. Però i soldi, aspetta, se raccolgo bene, lui te li riconosce non subito, lui ti richiede alla fine del mese o a 30 giorni, però poi a te quello che ti spetta te lo dà 3 mesi, 4 mesi, fa anche da banca. E tu libraio sei strangolato da questo meccanismo, per cui il distributore, no, ti fa da banca e lucra sui soldi che incassa e dà al libraio 90 giorni dopo che li ha incassati. Allora arriva Amazon. Amazon cosa fa? Compra, dà un po' più di sconto rispetto al distributore di libreria e ti fa arrivare a casa quel libro scontato il giorno dopo e ti riconosce subito i soldi. Ecco la guerra tra multinazionali. A prescindere dai contenuti, qualsiasi cosa vendibile Amazon la compra, te la vende e ti riconosce immediatamente i soldi del venduto. Quindi la guerra è tra coloro che non sanno leggere e scrivere, cioè partite da questo, coloro che trattano dei libri, mentre la mortadella la trattano, che ha dei requisiti, se non li rispettano vanno in galera, il libro non c'ha nessun requisito standard, la guardia della traduzione, la correzione, la curatela, quindi non c'è regola, ognuno può fare il cazzo che gli pare e nessuno protesta se nota o certifica dai suoi amici tecnici che c'è, è pieno di spazzatura. Questa è così. Amazon non ha rispetto della qualità, non ha rispetto del lettore, così come i cosiddetti grossi editori, a differenza dei piccoli di cui abbiamo parlato. Ci sono curiosità, domande? Però si passava in casa, penso lo fate voi. Beh, anche per chi ci sta guardando in diretta, diciamo insomma che adesso comunque la tua avventura prosegue con Strade Bianche, che è sia una libreria che un'editrice in quel di Ripigliano, e poi raccontiamo anche del festival. Ci sono già delle novità per il festival. Il festival 22esimo, il festival comincia 22 anni fa. È dedicato agli scrittori analfabeti. Che cosa pensate? Cioè, che cos'è lo scrittore analfabeta secondo voi? Dai. È uno che parla, però certo. La memoria orale, un autodidatta. Quindi parla di fronte al fuoco, poi arriva il ricercatore e lo fa parlare. Bene. Allora io parto da una domanda, come faccio ai ragazzi, non solo voi, se tutti i ragazzi: dove è scritto che se uno non sa leggere e scrivere non possa diventare scrittore? Dove? Dove sta scritto? Dove sta scritto che se un signore, un carbonaio, un cucciaio, un tombarolo, no, che ha vissuto momenti storici, pensate a Carbonaro, da bambino ha cominciato a fare carbonero andando a scuola,
e vuole raccontarsi. Allora magari uno è fortunato, un carbonaio, arriva ricercatore americano, olandese, pure italiano, pure italiano, sì, se c'è una Grosseto molto giovane, è stato molto, però poi la bobina va a finire i repertori, no? Ma non dico che muore, cioè rimane, ma allora dico bene, 22 anni fa a Mantova c'era la seconda edizione del Festival di Letteratura e c'era Nobel della Letteratura e 50.000 persone sarebbero arrivate da tutto il mondo e c'erano 500 sponsor e si erano venduti 2 milioni di biglietti, cioè come Ken Follett, no? Il famoso quello del culatello, legge la scheda e cazzo, ma questo Ken Follett ha venduto 200 milioni di copie, non può non vendere 1 milione di copie anche qui, lo leggono così, quello del culatello. Allora a Mantova c'era il Nobel e quindi fioccano milioni di dita, bene, ma poi ci penso io, poi c'avete il Nobel e io che coltivavo il recupero di memoria, perché ragazzi quando il popolo, soprattutto degli umili, perde la memoria, perde le radici, se fa una quercia le tagli delle radici, la quercia muore, se una comunità perde le sue radici, quelle autentiche, no? Muore la comunità, va al supermercato, diventa un pollo d'allevamento, come le merci che sono nei supermercati. Ebbene, io coltivavo questa idea di Strade Bianche, era una collana di stampa alternativa che è stata chiusa perché vendeva poco. Io la tigna c'era, per cui 5, 6 o 10 libri si chiamavano la collana Strade Bianche. E Strade Bianche, sapete che mi era inventato? Che la copertina era quella con cui, della carta con cui si fanno i fuochi d'artificio, molto grossolana, con dentro sembrava dei sassi. Devo dare l'idea anche, lì la copertina ha un valore simbolico pazzesco per far capire cosa c'è dentro. Io volevo far capire anche al tatto che la colonna sarebbe anche, aveva la carta abbuffata, si chiamava, che assomiglia alla superficie delle Strade Bianche. Bene, non l'ha capito, erano brutti, sporchi e cattivi, perché non erano colori, non erano plastificati, e me li ha respinti. Allora, non a caso la mia nuova avventura editoriale si chiama Le Strade Bianche del Stampo Alternativo. Allora io becco i miei amici, dovero, che frequentavo nelle veglie, nelle vendemmie, in certi momenti, io vivo in campagna, in aperta campagna, e dico bene, caro Tombarolo, tu mi hai raccontato delle cose, adesso io ti piazzo un editor, tu racconti, poi l'editor ti legge il tuo racconto nella tua lingua, no? Il Tombarolo era di Ischia di Castro, il carbonaio era di Acqua Pendente, e diventi scrittore, per cui ti ricavi il Nobel in quegli stessi giorni, Nobel della letteratura, con biglietti, autografi, interviste, tutto, anche interviste che andavano su Marte, su Telemarte, tutto. E quotidiano era zeppa di 200-300 persone, io poi fu sciaurato perché io a Pitigliano pensavo, ma quanti verranno? Verranno 50-30 persone. Erano 4 libri, un tombarolo, una contadina, un carbonaio e un cocciaio. Nella loro lingua raccontavano orgogliosamente quello che avevano fatto, anche con i problemi, con i dilemmi, col sangue, col sudore. E, 1.000 lire naturalmente. E cazzo, arrivavano. Ah, poi arriva quando ancora i giornali avevano uno sprazzo di libertà. Giornalisti non belinari, oggi sono, non ci sono più i giornalisti, ci sono i belinisti, quelli che lavorano sulle veline dei padroni, che sono tutto che editori puri, pensate al fratello di Rappelkan che c'è Repubblica, e via via, no? Che devono corrompere, che devono fare lobby, cioè fare pressione, comprano i giornali per i cazzi loro e non per l'onestà dei lettori, quindi velinari. E ancora c'era, 22 anni fa, c'era Panorama di America, c'erano qualche manciata di giornalisti. E Repubblica catturò un comunicato molto umile, mandò fotografo inviato dalla contadina. E uscì quel venerdì, mentre era cominciato il mio e il loro, e uscì la copertina del venerdì con la contadina. Allora io mi aspettavo 30 persone, arrivano 500 persone a Pitigliano, cioè, come le cavallette.
Io non capii più niente, per fortuna c'era un uomo di teatro che prese in mano la situazione, ma ci pensò al mio amico contadino che aveva a settembre del vino che doveva finire, quindi mi regalò 50 litri e con quei 50 litri di vino del contadino gli uscì. Non potete capire questi tre anziani, divenuti scrittori, con quale orgoglio, con quale piacere si raccontavano. Poi vennero due o tre televisioni, c'era Tele Maremma o altro. Però alla base c'è questo: perché ci sono delle clausole vessatorie rispetto ai numini, ai senza voce? Perché se uno è orgoglioso che ha fatto il carbonaio, non ha il diritto di diventare scrittore. Ci penso io come editore, anche il ruolo dell'editore, che non è quello di vendere l'equivalente del culatello. Penso che il culatello è buono e il libro è cattivo. Adesso, allora, il prossimo è dal 7, ormai definitivo, giovedì 7 fino a domenica 10 di settembre. Dedicato ai nuovi e vecchi diritti civili, con epicentro 41 bis, carcere ostativo e diritti civili, perché lì sta succedendo di tutto e di più, nelle carceri, poi sta succedendo anche nei centri di identificazione, in molti altri posti. E quindi è nuovi e vecchi diritti civili con carcere ostativo e 41 bis. Quindi una serie di scrittori, di ospiti che coltiva quello specifico, e poi man mano dei corti di autore, man mano del teatro, man mano dei laboratori per bambini, una mostra dedicata al grande Jack nel centenario di Iacovitti, del compagno Iacovitti. E però fondamentalmente ribadisco, la lettura, il cibo per la mente è un diritto civile inalienabile e fondamentale. Se oggi si afferma il cibo per la mente avariato, mentre la mortadella, se avariata, si può reagire, e insisto su questo, se il libro è avariato non ci sono modalità per reagire, uno si rassegna e inquina il cervello, l'intelligenza, inquina la vita, inquina la vita. Marcello Baraghini, Strade Bianche, a Pitigliano, Festival della Letteratura Resistente, grazie di essere qui, un piacere averti. Tra qualche minuto invece l'appuntamento è con il documentario Give Me the End Your Hat di Oreste Crisostomi, Alessandro De Florio e Simone Santamaria. E già che ci siamo, vi ricordo anche gli appuntamenti del prossimo mercoledì 17 di maggio. Avremo chiaramente la chiusura della mostra di Giovanni De Luca, Volti nel silenzio, ecco, per quanto riguarda i libri avremo Lettera a Telemaco di Luigi Amendola con Simone Amendola, che ha curato tutto il progetto editoriale dedicato al padre, e poi la proiezione del documentario Quando non puoi tornare indietro, una storia di migrazione a lieto fine questa volta, di Leonardo Cinieri Lombroso. Buona serata, tra poco il documentario. Grazie.